Ok, procediamo. Come potete vedere, l'Electrolux per questo piano di cottura ha utilizzato un cavo molto spesso. In realtà, in questo cavo passano praticamente 5 fili, 4 dell'alimentazione e 1 della terra. In realtà, nell'etichetta c'è già segnato tutto come fare, però adesso vi spiego bene io cosa fare per collegarlo correttamente. Ricordo che è molto importante utilizzare una presa, una spina adatta. Noi in questo caso utilizzeremo un asciugo perché una spina troppo piccola potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi. Io personalmente preferisco utilizzare questa perché è un asciugo, è molto spaziosa perché comunque dobbiamo far passare dentro 5 cavi e poi essendo molto spaziosa fa più fatica a surriscaldarsi. Niente, qui sull'etichetta, come vi dicevo prima, c'è spiegato già tutto, ma adesso ve lo faccio vedere io direttamente. Allora, i fili, tranne quello di terra, li dovete tutti tagliare e spelare, no? E adesso praticamente andranno attorcigliati insieme, andranno accoppiati, quello blu con quello grigio, come sto facendo io adesso, e quello marrone con quello nero. E questa è la terra. Ecco, ricordiamoci di inserire subito questo, sennò poi vi ritroverete a dover rismontare tutto, riscollegarla. Questa è la prima cosa che va fatta, inserire il cavo qui dentro. E adesso andiamo a inserire i fili. Quello blu e quello marrone e nero, praticamente le due coppie potete invertirle. Quello al centro ci va per forza la terra. Quindi questo che lo mettete a sinistra o a destra non cambia niente. Adesso noi lo mettiamo qui e andiamo a stringere. Colleghiamo anche l'altro. Le viti vanno prima svitate bene tutte, sennò il cavo non entra. E poi le stringete bene. E infine andiamo a collegare la terra. Ok, abbiamo fatto, come potete vedere, qui abbiamo il blu e il grigio, qui abbiamo la terra e qui abbiamo il marrone e il nero. Allora, le misure sono 59 per 52 di profondità. Per
quanto riguarda la parte posteriore, invece abbiamo 55 cm da questa parte, in questo lato, 48 da questa parte, e poi abbiamo 2 cm, se non sbaglio, vediamo, ok, 2 cm in tutti i lati. Allora, tutto intorno ci sono 2 cm. Dovete considerare che il piano cottura arriverà più o meno a metà, infatti qui dovremo avere circa 3 cm. E dovete considerare che sul piano cottura induzione non si può mettere il coperchio, almeno io non li ho mai visti e secondo me non esistono, quindi dovete lasciare comunque un po' di spazio per non sporcare la parete. Adesso comunque vado a misurare per sicurezza. Sì, abbiamo esattamente 3 cm più il bordo di quella staffa di acciaio che si vede. Un'altra cosa molto importante da considerare sono queste ventole qui. Perché? Perché se per caso sotto avete una lavastoviglie, come in questo caso, come ce l'ho io, praticamente questo, se non c'è abbastanza spazio, potrebbe andare a toccare o a tappare queste ventole e quindi praticamente bloccare il passaggio d'aria, quindi il piano cottura si surriscalderebbe. Allora, se siete fortunati, sotto avete dei cassetti o avete praticamente il forno. Se avete la lavastoviglie, come vedete il top che ho io è abbastanza spesso. Comunque, se dovete togliere il piano cottura vecchio, perché molto probabilmente voi magari avete il piano di cottura a gas vecchio, per toglierlo dovrete praticamente prima sfilare la lavastoviglie. Ripeto, se avete i cassetti è molto più comodo. Andare a svitare tutte le viti che sono qua sotto, ce ne sono un paio per ogni lato, e poi con la mano da sotto praticamente andate a spingere, no? Per sollevarlo, quindi mettete la mano sotto, spingete e il piano cottura gas si toglie. E una cosa molto importante, ovviamente avete un impianto a gas, quindi dovete chiudere il rubinetto, o meglio ancora, come ho fatto io, praticamente togliete il rubinetto e mettete un tappo, che è più sicuro, perché se togliete semplicemente il tubo e lasciate il rubinetto potrebbe perdere. Invece il tappo, una volta avvitato e messo lì, quello non lo toglie più nessuno. Cioè, per quanto riguarda le misure dell'incasso, qui abbiamo 56 cm. Ok, 56, sì. Verifichiamo anche in alto così per sicurezza, sì, 56. Invece per quanto riguarda la profondità abbiamo 49 cm, 49, 49, perfetto, ok. Potete aiutarvi con questo nel caso il foro dovrebbe essere troppo stretto, quindi dovete magari guadagnare qualche millimetro, si parla proprio di millimetri, proprio smussare. Ci sono vari tipi di questo, li trovate dal brico, c'è quello che gratta un po' di più e c'è quello che gratta di meno. Voi in base a quello che vi serve, cioè di quello che avete bisogno, lo chiedete a chi lo vende, dite che vi serve per, praticamente per consumare del legno, e vi daranno quello più adatto, ok? Niente, io praticamente l'ho utilizzato per smussare gli spigoli in questo modo qui, perché praticamente il piano cottura faceva un po' fatica leggermente ad entrare, quindi ho consumato praticamente lo spigolo di tutti i lati, ho guadagnato in totale 2 mm e mi è andata bene così, diciamo. Cioè, per tagliare delle parti più grosse vi servirà questo, ma in genere se avevate un piano cottura a 4 fuochi non c'è bisogno, ecco. Comunque lo trovate da brico su Amazon. Adesso colleghiamo la spina. Come potete vedere, ho utilizzato la femmina, che è della stessa marca che è una Buticino. Per quanto riguarda la prolunga, invece è dello stesso spessore del cavo di alimentazione. Questo perché una prolunga troppo sottile potrebbe creare dei surriscaldamenti in questa parte e creare quindi dei danni, dei problemi. Ok, procediamo con l'installazione. Adesso andiamo a verificare che queste squadrette, questa e poi ce ne sono altre due in ogni lato, vadano a incastrarsi bene nel top. Quindi iniziamo a puntarle, poi con le dita andiamo a sentire anche quelle dietro e quelle sui lati. E niente, quando sono tutte ben puntate all'interno, spingiamo con forza e incastriamo il nostro piano di cottura a induzione.
Ok, praticamente l'installazione è completata e non ha bisogno di essere fissato perché rimane stabile così com'è.